Ciao ragazze, allora questo è il video dei preferiti di luglio e di agosto. Come sempre sono un pochino in ritardo, ma ormai sarete abituate. Allora iniziamo subito, sono 2 mesi che mi stanno mancando tantissimo perché ormai fa abbastanza freddo qui da me. Oggi poi sembra che stia venendo giù il finimondo e in arrivo un temporale fortissimo. Però non è che mi dispiaccia più di tanto perché comunque l'autunno, l'inverno mi piacciono, mi piace il freddo. Ogni anno quando finisce l'estate è un cambiamento, però a me piace l'arrivo del freddo, adoro la neve. Ritornando al discorso del video, questo sarà appunto il video dei preferiti luglio-agosto e poi ci sarà un mini 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 haul MAC, vi farò vedere quello che ho preso con la collezione Fabulous Felines. Allora, primo prodotto di cui vi voglio parlare che adoro è la cipria HD della Makeup Forever. Non si vedrà molto perché ho la luce puntata parecchio vicina oggi, che è appunto questa qui, e vedete che ne ho usata praticamente la metà. Lo sto usando ormai da diversi mesi, di prodotto ce n'è molto e ne basta pochissimo. L'unica pecca di questa cipria è che ogni volta che si va ad usarla il prodotto tende, essendo molto 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 fine, tende un po' a svolazzare e quindi un pochino del prodotto va perso. Questo è un peccato perché comunque costa parecchio, è oltre i 30 euro questa cipria, però è davvero una cipria fantastica, specialmente se avete la pelle mista come me in estate. Si sa che il sebo con il caldo, il sudore tende a farsi vedere ancora di più, ma con questa io tutta l'estate non ho avuto assolutamente nessun problema, tiene tutto il giorno. La sera quando mi strucco ho ancora la base viso perfetta, quindi ve la consiglio. Poi altro preferito, ve ne avevo già parlato di questo blush, non so se forse nell'altro video dei preferiti, forse sarebbe meglio che io controllassi i miei precedenti video dei preferiti perché magari vi mostro le stesse cose, spero di no. Comunque, questo è il blush The Perfect Cheek ed è un colore molto molto chiaro e a malapena si vede su di me e mi piace proprio per questo. E purtroppo oggi l'illuminazione, perdonatemi, ma non è delle migliori, quindi se gli swatches non si vedranno perfettamente, scusatemi, ma la prossima volta rimedierò perché una delle due luci che ho comprato è saltata, perché è saltata la luce, ho fatto un botto, mi sono preso un colpo, scintille, insomma, casino, quindi al momento me ne sta funzionando soltanto una, quindi quando vi faccio gli swatches è facile che dalla parte della finestra si vedrà un po' d'ombra proprio perché luce naturale zero oggi, visto il temporale, quindi appunto volevo farvi vedere lo swatch di questo blush. Vedete che quasi non si vede perché è molto 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 chiaro, ma è proprio per questo che mi piace. Sapete che, anzi, vedete che la mia carnagione è molto chiara e quando voglio soltanto un pelino di colore, cioè quando non voglio esagerare, appunto uso questo ed è stupendo. Poi altro preferito sono i due smaltini, ovvero il base coat e il top coat della Essence. Le scrittine ormai sono sparite perché li ho usati davvero moltissimo durante tutta l'estate. E questi due mi piacciono molto di più rispetto al semplice base top coat della Essence. Costa un attimino di meno. Questi sono un pochino più cari, adesso non mi ricordo il prezzo. Comunque sapete che la Essence ha prezzi abbastanza contenuti, quindi non sarà molto. Però questi sono davvero ideali. Il base coat è fantastico perché si asciuga subitissimo. Il top coat, anche questo, si asciuga molto molto in fretta. Per questi due davvero consigliatissimi. Piuttosto di prendere quello della linea semplice, appunto, prendete questi qui per la nail art perché sono fantastici. Poi altro preferito è questo, che è lo shampoo Lazzaro. Sì, il mio è scritto in inglese, l'avevo preso all'estero, comunque in Italia si trova, ed è lo shampoo Lazzaro. Io sto amando questo shampoo perché ne basta davvero pochissimo, lava benissimo i capelli e non li aggredisce assolutamente, non li lascia secchi, come invece mi capitava quando usavo gli shampoo solidi della Lush. Non so perché, ma anche il morbidone al cocco, che dovrebbe essere lo shampoo solido più idratante e nutriente di tutti, me li seccava in una maniera pazzesca. Facendo qualche ricerca su internet ho notato che anche altre ragazze hanno questo problema. Ne basta appunto pochissimo, come vi dicevo poco fa, e lo diluisco con l'acqua, quindi mi raccomando anche voi diluite il vostro shampoo con un po' d'acqua perché altrimenti sarà troppo aggressivo. È il primo shampoo liquido della Lush che ho provato e mi è lasciata soddisfattissima, credo che continuerò ad usarlo. Poi, altro preferito è questa, che è la palettina della MAC della collezione natalizia dell'anno scorso, ma io trovo che i colori vadano un po' bene per tutte le stagioni, chiaramente.
Aspettate che tolgo questo. A parte che c'è un pennellino molto carino e molto utile, che non è affatto malaccio come le spugnette che si trovano in alcune confezioni. Questo pennellino è ottimo, ma appunto volevo farvi vedere questi colori che sono davvero meravigliosi. Questo è uno dei miei colori preferiti in assoluto della MAC. Vorrei tanto che lo facessero anche come ombretto semplice, cioè da poter inserire nelle palettine, perché quando l'avrò finito non so cosa farò. È davvero splendido. E sto usando un po' tutti i colori, ma più di tutti questo qui, questo marroncino e questi due colori qui. Questi due più scuri io direi che possono quasi andare bene per uno smoky, mentre gli altri sono splendidi per un trucco naturale. È davvero stupenda, questa è una delle mie palettine preferite in assoluto. Poi, altro preferito è questo, che è il mascara Unlimited di Dior. Vi faccio vedere lo scovolino, che a volte dico spazzolino, però scovolino, che è questo. Allora, il mascara è incurvante, infatti notate che, anche si vede, lo scovolino ha anche questa specie di curva che aiuta appunto a pettinare meglio le ciglia e quindi ad allungarle e a piegarle anche. E mi piace molto perché con questo mascara è impossibile che vi escano dei grumi, io ve lo garantisco, con molti mascara questo problema, anche se sto attenta a pettinare bene le ciglia prima, alcuni mi faranno i grumi, mentre con questo problema assolutamente non ce l'ho, lo adoro, e ce l'ho anche oggi, ma chiaramente non si vedrà molto. Sono ancora alla ricerca, nonostante tutto, del mascara perfetto, quindi pensavo prossimamente di provare quelli della Yves Saint Laurent, ma non sono sicura, anzi, se avete qualche mascara da consigliarmi con cui vi trovate bene, potete scrivermelo qui nei commenti, mi fareste un gran favore, perché sto un po' provando. Quello della Benefit mi piace molto, ma essendo waterproof tendo a non usarlo proprio ogni giorno, anche se mi piace davvero tanto, e tanti di voi mi hanno detto che quello della Benefit si trovava anche in versione non waterproof, cioè in versione semplice, lo so, ma lo scovolino era totalmente diverso, era molto più paffuto, più grosso, e di norma non mi trovo molto bene con gli scovolini di quella forma, quindi per questo ho preso quello waterproof, a parte che mi serviva per Gardaland. Mamma mia, sta tuonando, per questa davvero, ragazzi, sta per venire giù il finimondo. E comunque appunto, se avete un mascara con cui vi trovate meravigliosamente, che possibilmente allunghi molto le ciglia, magari me lo fate sapere nei commenti, mi fate un favore. Poi tra i preferiti ho messo questa matita della Kiko, e sapete che io sono un'estimatrice delle matite Vibrant Eye Pencil della Kiko, sono assolutamente splendide, sono molto simili, secondo me sono paragonabili a quelle della Makeup Forever, hanno delle colorazioni splendide. E guardate che bel colore che vi fa. L'ho usata anche oggi per il trucco che ho, ma chiaramente non si vedrà perché comunque l'ho sfumata, poi con questa luce no, non si riesce a vedere niente. Però davvero non vi consiglio soltanto questa, vi consiglio un po' tutte le Vibrant Eye Pencil della Kiko, io ce l'ho anche in verde acqua, in blu, insomma, se avete bisogno di una buona matita che lasci un colore bello definito, bello forte, prendete appunto questa, e non costa nemmeno tanto, perché sapete che la Kiko ha prezzi abbastanza bassi, anche se ho notato ultimamente, non so, magari mi sbaglio, ditemelo voi se avete notato anche voi queste cose, ho notato che ultimamente la Kiko sta alzando parecchio i prezzi, ce l'avevo scritto anche su Facebook, mi è capitato di passare alla Kiko per caso e ho visto un blush da 15 euro, mi è sembrato un po' tanto per essere Kiko, che comunque è una marca low cost, è iniziata, cioè ha sfondato come marca low cost, non mi sembra molto giusto che stiano aumentando i prezzi, ma magari è soltanto una mia impressione, non lo so, ditemelo voi, me lo scrivete, mi scrivete anche questo nei commenti. Comunque molti prodotti della Kiko sono splendidi, l'unica cosa che non mi piace molto della Kiko sono gli smalti, ma per il resto hanno ombretti, sia gli sphere, come si chiamano, boh, quelli cotti, sia quelli semplici, sono assolutamente meravigliosi. E poi ultimo preferito è questo, che è un rossetto della MAC, che si chiama Hot Gossip, ed è questo rosa scuro, ha anche dei piccoli brillantini, non glitterini, ha soltanto dei piccoli glitterini, ha soltanto dei piccoli brillantini. Ok, Nicole, ce l'hai fatta. E vi faccio lo swatch anche di questo, sperando che si riesca a vedere. Oh, sì che si vede, eccolo qui. Comunque è un cream sheen, quindi ha una coprenza abbastanza buona.
E sulle mie labbra non risulta assolutamente così fucsia, risulta a malapena rosato, credo che sia nella linea permanente. E se siete alla ricerca di un bel rosa che non sia troppo chiaro, perché ve le scurisce abbastanza le labbra, specialmente se le avete chiare, però se siete alla ricerca di un rosa così, io ve lo consiglio, è stupendo, anche da usare ogni giorno. E niente ragazzi, questi erano i preferiti di luglio e di agosto. Adesso passiamo al mini mini haul che ho fatto, cioè quello che ho preso della collezione Fabulous Felines. È OMG, questa palettina mi piace da impazzire, è la Palace Pedigreed. Ho preso questa e questo eyeliner, ma questa davvero è stupenda. Io la consiglio specialmente a chi ha il sottotono rosa come me, perché davvero sta splendidamente, ma non solo, ecco, va benissimo sicuramente anche per chi ha un sottotono caldo. Non sono, anzi io ve lo dico sempre, tutti i colori stanno bene a tutti, l'importante è che quel colore vi piaccia, quindi dovete provare e vedere, perché tantissime mi chiedete che colore sta bene con gli occhi scuri. Certo che alcuni colori stanno meglio di altri, però poi dipende anche tantissimo dai gusti, non c'è un colore che sta bene agli occhi scuri e un altro colore che sta bene agli occhi chiari. Secondo me almeno stanno bene un po' tutti i colori, dipende soltanto appunto dai gusti personali. Comunque, ritornando a questa palette, dicevo OMG, è davvero splendida. Io sono innamorata pazza di questi colori. Provo a farvi gli swatch, ma non vi assicuro niente, perché davvero non rendono, quasi mi dispiace fare gli swatch, perché infatti non si vede praticamente niente oggi. Comunque questi sono i colori, sono comunque dei colori molto tenui, mi piace perché grazie a questi due colori più scuri si può usare sia per un trucco da sera, quindi uno smoky, comunque un trucco più particolare, più scuro, che per un trucco da giorno, perché usando questi due colori con soltanto un pelino di questo grigio scuro si può ottenere un trucco da giorno splendido. E l'ho usata nell'ultimo video, mi sembra fosse quello del giveaway, non vorrei sbagliare, ho usato sia questa palettina che l'eyeliner. E quindi se volete vedere un po' l'effetto del trucco, controllate lì, ma davvero io ve la consiglio. Si trova sicuramente perché è uscita lunedì, credo lunedì scorso, però non questo lunedì, credo almeno, adesso non mi ricordo. Comunque la trovate di sicuro, specialmente se avete un sottotono rosato, ma non solo, io ve la consiglio, davvero splendida. E volevo farvi anche notare il nuovo packaging dei quad della MAC. Una volta sembrava un po' più cheap il packaging che c'era prima, almeno secondo me. Questo mi piace molto di più, ha anche una calamita che permette alla palettina di chiudersi meglio, e questa cosa la adoro, perché le palettine di prima, io ne ho una, tendevano un po' ad aprirsi da sole. Con questa non ho riscontrato questo problema, appunto ve la consiglio. E poi, OMG anche per questo, questo eyeliner è stupendo. Io ho deciso di prenderlo dopo aver visto gli swatches sul sito Temptalia, che tra l'altro è un sito che vi consiglio, basta scrivere Temptalia su Google, ma vi metterò comunque il link qui sotto nell'info box, perché ha sempre tutte le anticipazioni di tutte le collezioni della MAC, che non so come faccia la ragazza, però ha sempre appunto swatches e tutto quanto per le patite della MAC, ma non solo, anche informazioni su tutte le altre marche, però credo si concentri di più sulla MAC. E appunto dopo aver visto lo swatch di questo eyeliner ho deciso di prenderlo. Adesso chiaramente non si vedrà molto, ma è un viola molto particolare, perché ha dei brillantini multicolor che sono davvero splendidi. E niente ragazze, questo era tutto. Non so quante volte ho detto OMG, però davvero questi due prodotti sono stupendi, io ve li consiglio. E quindi niente, io vi mando un grosso bacione, un abbraccio, e volevo anche ringraziare tutte quante voi per i bellissimi messaggi che mi state mandando, che mi lasciate anche sulla bacheca, davvero, cioè con tutto il cuore, a me fa super piacere, vorrei tanto poter parlare con voi una per una. E niente, dopo questi ringraziamenti io vi mando ancora un abbraccio e ci vediamo alla prossima, ciao!